Parte dalla festa dello sport la marcia con i giovani di Mali e Senegal per dire no al razzismo. Buongiorno e bentrovati dal telegiornale Rai della Liguria. Marcia antirazzista oggi a Genova, nel giorno in cui l'Austria schiera più agenti alla frontiera del Brennero. Michela Bellenzier. Una marcia simbolica, una passeggiata festosa ritmata dalle percussioni suonate insieme ai giovani richiedenti asilo del Mali e del Senegal, ospiti della comunità di San Benedetto. Il razzismo si nutre delle paure, tutti ne abbiamo e tutti dobbiamo vincerle come si vince la paura dell'acqua e di nuotare. Se uno si irrigidisce è più probabile che vada a fondo, no? Se si immerge nell'acqua. Se sta calmo, rilassato e entra in armonia con gli elementi e con gli altri, probabilmente non esiste più una cosa così drammatica e di grande ignoranza e di grande egoismo, fra l'altro. Si parte dal Porto Antico, dove si sta svolgendo la festa dello sport, grande veicolo di integrazione. Lo sport è l'ingrediente per noi fondamentale per unire davvero tutti i cittadini, tutti i popoli con davvero un linguaggio che per noi è universale. Nel giorno in cui l'Austria rafforza lo schieramento di polizia al Brennero e l'Unione Europea promette 60 miliardi all'Africa per fermare l'arrivo di nuovi migranti, si sceglie di sfilare insieme a loro per celebrare l'importanza dell'incontro. Diamo il via al countdown verso il Souk Festival, che il 16 giugno parte. È il giorno anche per ricordare Don Andrea Gallo, ha sempre camminato con noi e con noi c'è in spirito anche oggi, ne siamo sicuri. Quindi arriviamo al Souk camminando contro il razzismo, per il dialogo, non bisogna mai stancarsi di dirlo.